è inaccettabile che noi abbiamo fatto una manifestazione a Roma il 3 maggio, 42 pullman, 3 pulmini, 3 macchine che mettavamo gente in macchina e siamo andati a Roma. Nessuno di questi signori, non parlo solo territoriale nostro, di Torre del Greco, stampando la faccia di qualcuno che erano sempre presenti a Roma. Ecco quella di Ercolà. Nessuno ha detto una cosa. Siamo realtà e dopo il 4 marzo saremo di nuovo a Roma! Torniamo a Roma! Io vi chiedo di farvi una domanda: quando tutti vi prometteranno di volervi aiutare, se avevano e se hanno già governato questo paese, perché non vi hanno aiutato quando stavano governando? Hanno iniziato ad assumere personale straniero perché anche quello è diventato un grande business che permetteva di assumere a un terzo, a un quarto di quello che valevate voi. Ma noi siamo una delle marinerie più esperte al mondo e dovremo essere pagati per quello che valiamo. Tornare ai vecchi istituti tecnici con cui vi formavate, che adesso sono il grande business invece che riguarda la formazione privata e tutti i soldi che dovete mettere nella formazione di una categoria che tra l'altro non ha più il salario di una volta, non è più stipendiata come una volta. Poi un armatore di qua napoletano mi ha detto che gli armatori sono esentasse. Io sono rimasto, ho chiesto un po' in giro, nessuno sapeva questa notizia. Allora mi sono chiesto, la legge del 98, sono stato a vederla, e c'era un fondamento, anche se oggi sembra un paradosso, ma c'era un fondamento perché era vincolato al fatto che si assumessero persone italiane. E Comico Cianci ha fatto anche una legge buona, diciamo, però poi alla fine delegava l'Europa, se ti ricordi quella legge lì, sempre lì, e poi Del Rio l'ha bloccata. Allora, se la Catalogna si stacca dalla Spagna, l'Europa dice è un problema interno della Spagna. Se noi siamo in queste condizioni, se il nostro latte, olio, i viaggi, gli stipendi, le nostre cose invece sono un problema europeo. Cioè, allora, che cos'è? Vorrei capire che cos'è. Perché sapere che una delle categorie più privilegiate in questo paese sono gli armatori, io sono rimasto stupefatto. Sono rimasto così, sono andato a vedermi la legge. E ho visto, in effetti, noi abbiamo fatto delle proposte con Carla Ruoco, con Luigi Gallo, le proposte sono state fatte, andare lì e parlare con gli armatori, abbiamo fatto delle proposte in Parlamento dicendo se volete usufruire ancora di uno sconto di tasse, dovete perlomeno il 30-40% assumere personale italiano, che sono i sindacati. Io ho letto il contratto che hanno fatto i sindacati, 190 euro, prendono 190 euro a imbarco di extracomunitari, quindi ci hanno aggiunto quello. Non faranno mai gli interessi